La dichiarazione del ministro dei beni culturali che è stato a Napoli e ha visitato alcune delle bellezze culturali di questa purtroppo città tanto bistrattata, il ministro Boncioli, ha detto che praticamente non si entra più nei musei gratis la domenica e questo provvedimento comincerà forse a settembre. E c'è stato subito, come dire, un vespaio. In un certo senso questo fa bene perché il mondo culturale deve vivere anche di polemiche. Chi ha seguito con grande professionalità e ha seguito puntualmente quello che è avvenuto a Napoli e quali sono state le reazioni dei vari sovrintendenti o direttori di musei, di Galleria, è stata una firma che veramente fa onore al Corriere del Mezzogiorno. Una firma sempre puntuale, sistematicamente presente sui fatti culturali della città. E questa firma è quella di Natascia Festa, che io ringrazio per la sua disponibilità e alla quale vorrei porre alcune domande. Sei in linea? Direttore, grazie, buonasera, grazie per Andiamo avanti, quello che dici di me, del nostro lavoro, grazie. andiamo Ho avanti, avuto. sei brava, andiamo avanti. Allora, Allora. la sensazione Sì. nettissima, ti dico subito questo, che i sovrintendenti, i direttori delle gallerie da Firenze a Roma, a Napoli, dove tu operi, è come se non vedessero l'ora di questo provvedimento. E in nome dell'autonomia, sotto sotto si rallegrano che la domenica non si entra più gratis nei musei. Se mi consenti, ti leggo una dichiarazione testuale della direttrice della Galleria Borghese di Roma, Anna Coliva, la quale dice: "Sono io che deve decidere il giorno e le fasce orarie in cui far entrare gratuitamente le persone." Tu che impressione hai? Sono un cattivo io a pensare male? O è così? Come al solito sei uno straordinario interprete dei fatti nazionali e la tua lettura ha un riscontro effettivo, reale, perché lo stesso Bonisoli a tarda sera, dopo l'annuncio della mattina, che doveva essere mattinata poetica, aveva consegnato tre lettere di Leopardi al fondo manoscritti acquisiti dallo Stato bloccando un'asta pubblica, quindi una buona notizia, no? Era venuto con una gran buona notizia a Napoli. Poi insomma la cronaca ha divorato la poesia e quindi questa possiamo anche dire uscita, sparata se vogliamo, insomma. E a tarda sera, dopo, questo è avvenuto intorno alle 13. Alle 19 lui, intanto il suo portavoce, noi l'abbiamo seguito per tutta la giornata e forse i fatti contano, diciamo, anche osservati da vicino.
perché in grande agitazione intorno alle 3:15 del pomeriggio eravamo al complesso dei Girolamini, il portavoce aveva questo telefono bollente, le reazioni iniziavano a piovere da tutta Italia, era preoccupatissimo e evidentemente il ministro l'aveva sparata grossa e lui cercava di porre rimedio. Alle 19 esce un lancio di agenzia Unanza, nella quale, per darti ragione, lui dice che questa decisione era stata motivata e anche suggerita da un precedente incontro con i direttori delle maggiori istituzioni italiane museali pubbliche, che avevano fatto sentire questa necessità. Quindi in qualche modo lui se n'era fatto interprete, non era una sua decisione. Quindi, come al solito, direttore, hai colto nel segno. Ora, chiaramente ci sono le casseforti, possiamo dire, del turismo culturale, il Colosseo, Pompei, e ci sono i piccoli scrigni. È chiaro che i grandi tesori non hanno bisogno del pubblico gratis. Senti una cosa, Natascia. Vorrei mettere sullo sfondo questa questione, se entrare gratis, se non entrare gratis e via dicendo. Già che tu sei, come dicevo nella presentazione, una cronista culturale ed una intellettuale che segue veramente tutto quello che sta avvenendo a Napoli. E si dice, i giornali dicono che Napoli è piena di turisti, che Napoli si è ripresa e via dicendo. Ecco, già che ti tengo attivo su questo argomento, vorrei sapere il tuo parere. C'è una ripresa culturale e in che termini questa ripresa culturale incide sulla crescita della città? Allora, questo te lo posso dire anche da cittadino, cioè anche se non fossi un osservatore professionale, diciamo professionista, perché abito in Via Duomo e negli ultimi 2 anni non mi capita più di uscire di casa e sentire l'idioma italiano. Cioè io esco di casa e sento parlare francese, inglese, mi chiedono indicazioni in tutte le lingue e questo non è sempre stato così. Faccio 50 metri, c'è il Piemonte di Misericordia, dove è custodita questo magnifico capolavoro che sono le 7 opere di Misericordia di Caravaggio, che era un posto assolutamente remoto, anche se era nel cuore della città, non c'era una biglietteria, non c'era nulla. Adesso ci sono B&B, ci sono ristoranti, c'è una biglietteria funzionante, addirittura un catalogo che per un artista come Caravaggio non era mai stato fatto per questo sito. Ed è visibile ed è straordinariamente, come dire, ontologica la metamorfosi della città, che passa per una, come dire, per anche per un riappropriarsi millimetro per millimetro del basolato lavico, così voglio dire, importante, storico. Ognuno se può mette un tavolino con un fiore, ognuno se può si inventa un mestiere. Adesso sono nate professioni, glielo dico per esperienza anche di amici, giovani amici, collaterali, come che ne so, il cambio di biancheria nei B&B. I Pony Express per i turisti, cioè una costellazione di piccole professioni che insomma tengono adesso anche come risposta all'emergenza. Però, e questo è tutto rose e fiori? No, Ok. perché come tutto nel Mezzogiorno e segnatamente a Napoli è un Bene. fenomeno di grande spontaneità, di grande effetto, di grande impatto, non governato. Ho capito. Non Ti governato. ringrazio moltissimo.
per questo contributo, come sempre, perspicace e intelligente. Buon lavoro, Nara. Grazie di tutto, con affetto, ciao, grazie, ciao. Grazie.